A novembre mi dice: Gio, ti devi abbassare l'ingaggio. Ho detto: ma come funziona, presidente, questo discorso? Io non mi abbasso il contratto. Lì abbiamo iniziato un po' a litigare. A dicembre lui ha fatto la vicenda: mi sono pentito di prendere Gio Camara, così così. E ci siamo incontrati a gennaio. Le sue parole, lui mi ha detto: la squadra rischia di fallire. La squadra sta per fallire. Se stai per fallire, se io ho un contratto basso, non c'è problema. Mi abbasso il contratto. No. Non ti abbassi il contratto. La squadra sta per fallire, io ti devo cancellare il contratto e tutto. Se te mi prendi per il cuore, mi dici che devi fallire. Non è che dico: mica, Camara, sei venuto qua, fai fallire la società. Ok, troviamo un accordo. Io mi posso pure abbassare. No. Ho detto: ok, non c'è problema. Sai cosa fare? Lui mi ha proposto, lui mi dice: guarda, Gio, ti faccio un altro 2 anni di contratto a giugno. Ritorni, perché ormai non possiamo fare più niente, anche se eravamo a 7-8 punti dalla prima, avevamo 30 punti, si poteva anche giocare playoff. Lui mi ha detto: guarda che l'unico pensiero suo era di togliersi il contratto, perché lui aveva un pensiero, e questa non è una cattiveria, perché quando io dico una cosa la gente pensa che io sono cattivo. Lui ha pensato che Camara veniva, faceva questi abbonamenti, con gli abbonamenti lui mi pagava il contratto. Lui non ha mai pensato da parte sua che si poteva spendere i soldi con tasca sua. Lui ha detto: sarà la gente di Catanzaro, per quello io dico che lui ha preso la gente in giro.